inchiostrine, siamo qui in compagnia di Milena Agus, che ha scritto con Nottetempo sotto sopra. Allora, io devo ammettere che non ho ancora letto il libro, me l'hanno appena regalato, quindi le farò un'intervista proprio, come dire, come se fossi dalla vostra parte, cioè scoprirò tutto stasera. Abbiamo appena assistito alla presentazione del libro e quindi mi viene immediatamente da chiedere, questo filone narrativo negli ultimi anni, gli appartamenti, ha iniziato con L'eleganza del riccio, poi c'è stata anche La nostra gamberata che ha scritto, sì, anche lì. Sì, i romanzi condominali. Esatto, i romanzi condominali. Come mai, secondo te? Perché tu hai fatto questa scelta o perché c'è in qualche modo questa necessità, questa curiosità di scrivere? Allora, in realtà questo è il terzo libro di una, di quella che io chiamo la mia trilogia dei vicini, perché c'è un racconto lungo che pochi conoscono che si intitola Il vicino, poi La contessa di Ricotta e questo, e sono tutte storie più che di vicini, di vicinanze, e forse anche le altre autrici hanno fatto questa scelta per la stessa ragione mia, nel senso che io ho scritto di vicinanze fra diversi, cioè dei diversi che sono spazialmente vicini e che però sono lontanissimi dal punto di vista economico, sociale, culturale, esistenziale. E poi mi è piaciuto farli incontrare e instaurare fra loro una vicinanza, cioè piano piano tutti quanti abbattono le barriere, no? La barriera che c'è fra fra mondi tanto diversi, e scoprire poi che possono essere, che possono sentirsi vicini, che possono convivere, che possono abbattere le barriere, e quindi è anche quello che succede nell'eleganza del riccio, dove il signore giapponese coltissimo poi alla fine invita comunque la portinaia e ne scopre la sensibilità. Sì. E mi è piaciuto tantissimo fargli fare la conoscenza a queste persone così diverse e vedere che conoscersi, abbattere le barriere, diventare davvero dei vicini, era vantaggioso per loro, cioè non è stato tragico. Non è stata neanche una privazione, è stato un arricchimento. Un arricchimento, sì, non una privazione. Ecco, dalla serata io ho capito che il titolo in qualche modo è chiave, nel senso è sotto sopra. Innanzitutto spiegaci un po' perché questo titolo, perché alla seconda pagina, credo, prima, seconda pagina, eccolo qui, ci sono le scuse, mi scuso per il titolo, perché? Sì, perché io ho scritto questa cosa, questa storia dove tutto è sotto sopra, quindi niente è come sembra, nulla è come dovrebbe essere, perché ci sono situazioni molto che non sono come dovrebbero essere, appunto un uomo di successo a cui non importa nulla, un padre molto bravo, un padre in gambissima che alleva molto bene suo figlio, è una famiglia biologica fallimentare, è una famiglia raccogliticcia che dà affetto, quindi è tutto sotto sopra, e quindi io non riuscivo a trovare un altro titolo, e quando ho saputo dal mio libraio che altri 6 libri si intitolavano, ben 6? Sì, molti. Io ne contavo un paio. Ma molti, anche io di molti non sapevo nulla. Allora ho cercato di dare un altro titolo, non ci sono riuscita, e alla fine
Hai chiesto scusa? Ho porto le mie scuse, sì, ho detto vabbè, non riusciva a trovarne un altro, scusa a chi l'ha già usato. Da dove nasce l'esigenza di ribaltare la realtà, o quello che noi siamo abituati a conoscere come quotidiano? Non è tanto un'esigenza quanto un desiderio, un desiderio che si possa, un suggerimento, no? Perché che cosa può fare un libro? Un libro non può fare miracoli, non può fare la rivoluzione, no? può dare delle idee e quindi mi faceva piacere dare l'idea di un modo diverso in cui si può vivere, che magari potrebbe essere anche più piacevole. Mi ha incuriosito molto durante la presentazione di stasera, tu hai detto che dei tuoi scritti cominci dalla fine. Sì. Come mai? È un po' perché, difficile da immaginare. Io so che cosa vorrò dire. Per chi non fa lo scrittore è difficile immaginare che si possa cominciare dal termine. Sì. E perché appunto nella fine delle storie c'è il senso di tutta la storia. Così forse come noi magari in punto di morte possiamo capire il senso della nostra vita, no? Dicono che uno se ha tempo in punto di morte ripercorre tutta la propria vita da quando era piccolo in un attimo, ce l'ha davanti come una fotografia della propria vita, il senso. E quindi io so che cosa vorrò dire col libro, so che senso deve avere e costruisco la storia in maniera che vada verso quel senso. E quindi anche mentre dorme il pesce cane ho scritto la pagina finale prima. Tra l'altro io devo dirti che spesso scelgo i libri leggendo l'ultima pagina. Che non si deve fare. Che non si deve fare, ma tanto io poi la dimentico. Molti dicono che rovina tutto. Io la dimentico dopo, però nella scelta iniziale è quella che è l'ultima frase, l'ultimo periodo. Anche io faccio questo scherzetto. ma no, lo so che non si deve fare, ma anche io non resisto. È irresistibile. Sì. Ascoltando sempre la presentazione, è stato detto che il tuo stile, soprattutto in questo libro di scrittura, è estremamente delicato. Quando l'ho sentito dire mi sono chiesta come mai, in realtà ascoltandoti parlare traspare proprio dalla tua persona che tu sia effettivamente molto delicata, leggera, però mi chiedevo se ci fosse dietro una scelta consapevole. Sì. Ecco. C'è la scelta di non annoiare, di non essere pesante, per cui io ho un po' il terrore che si annoino. I lettori, sì. È quello che non vorrei fare, cioè mi piacerebbe essere a loro utile, magari con qualche suggerimento così di vita, però anche utile a passare delle belle ore. Se uno mi dice mi sono divertito, ho riso, ho passato delle ore piacevoli, mi è dispiaciuto che sia finito così in fretta, io gongolo. Proprio perché, sì, anche per esempio quando andavo a scuola, no? Il mio intento più che studiare era a volte divertire i compagni di scuola con delle cose. E sì, mi fa piacere che si divertano, è chiaro, uno si può divertire solo con cose lievi, certo, non con dei massi. In ultima battuta, tu prima hai detto che non sei una donna che ha la stoffa della rivoluzione, non sei una donna che ha la stoffa della missionaria. No. Quindi mi chiedevo. Non sono una gran donna, no. Come mi piacerebbe, ma. No, mi chiedevo allora perché scrivere? Che esigenza ti porta, no? A scrivere, immagino tu invece ti senta di avere un po' di stoffa da scrittrice. Non lo so, però allora io, se proprio devo dire perché scrivo anche
per fermare delle cose che altrimenti dimenticheremmo, si sgretolerebbero, no? Anche perché ho paura della morte, delle cose, delle situazioni, delle persone, non tanto della mia quanto delle persone degli altri, sì. E mi sembra in questo modo di dargli un po' di vita in più, mi sembra che i libri ci sopravvivono, un po' quello, poi anche un po' per capire, perché poi i personaggi mi aiutano a capire delle situazioni, per risolvermi dei problemi che alla fine sono loro che mi risolvono, mi danno delle risposte. Va bene, allora sì. Noi ringraziamo Milena Agus, Sottosopra, con Nottetempo, grazie mille. Grazie a voi.